volete che non ci sia più terrorismo qui in Europa, allora che lo Stato italiano e gli Stati dell'Europa che si svegliano contro i gente che vendono le armi, non contro i gente che vengono a pregare. Milano, venerdì di preghiera islamica nella casba di via Padova. All'interno di questo condominio c'è una moschea frequentata da migliaia di fedeli. Nessuna autorizzazione, la struttura è assolutamente irregolare. C'è tutto un problema relativo a questi luoghi di preghiera non regolari, non trova? Il comune deve intervenire, la polizia deve intervenire, non il giornalista che deve intervenire. Poi ogni atto terroristico, ogni cavolata viene a fotografare e sentire i musulmani, come se fosse la colpa addosso dei musulmani. Il nostro ruolo è un luogo di preghiera, è un'associazione e non una caserma di polizia. Essendo responsabili di un luogo di preghiera, io non potrei mai permettermi di chiedere una carta d'identità alle persone. Non ci sarebbe da sorprendersi se trovassero una cellula di quella gente lì. Perché non pensa? Per il fatto stesso che ci sono loro. A Milano sono almeno 15 luoghi di preghiera islamica irregolari che di fatto sfuggono ad ogni controllo, come accade qui. Ecco il colpo d'occhio dall'alto di questo palazzo, quello che era un magazzino interrato, oggi è la sede di un'associazione islamica. Diciamo quello che è, sono abusivi perché non hanno il permesso di essere. Tutto quello che noi chiediamo è la sicurezza. Questo è il flusso di persone il venerdì di preghiera in questo cortile condominiale di via Guido Cavalcanti. Siamo in zona Stazione Centrale. Una moschea, proprio una moschea in Milano per noi, per risolvere tutti i tipi di questi problemi di sotto cantina, dentro, fuori, è meglio avere un grande moschea. E questa è l'unica soluzione. Eravamo tutti una famiglia, oggi non si può più. Non si può più avere questa gente qui, dai. Tra 10 anni comandano loro, non noi.